Stasera siamo qui in questa bellissima location di Paola a presentare Sangue del mio sangue. Prosegue il nostro tour per far conoscere in tutta Italia la più grande strage familiare mai avvenuta. Il nostro libro non è un romanzo, il nostro libro è un'analisi scientifica, è un'analisi tecnica ed è anche un'analisi emotiva, perché è scritto a quattro mani sia dal punto di vista scientifico, criminologico, con contributi anche di altri esperti, ed è scritto anche dal punto di vista emozionale, con gli occhi e le parole di chi questa strage l'ha vissuta. Sangue del mio sangue, che non solo ha avuto un successo in parecchie location calabresi, ma ha avuto un successo nazionale, appunto perché raccontiamo la più grande strage familiare mai avvenuta in Italia. Sangue del mio sangue è la storia della mia famiglia, è la mia storia. La storia era il 19 novembre del 1996, quando l'ex carabiniere Alfredo Valente decise di sterminare tutta la sua famiglia, sei persone, tra cui una bambina di 11 anni. Erano i miei zii, era mia cugina, erano i miei affetti, che oggi ho, grazie al sostegno e all'aiuto di tanti amici, ma soprattutto del coautore e criminologo Sergio Caruso, ha trovato contezza nelle pagine di questo libro, che vuole essere anche e soprattutto un monito a ricordare queste sei persone, di cui nessuno poi ha avuto mai un pensiero, anche semplicemente un fiore, anche solo per Fabiana, per mia cugina di 11 anni. E poi oggi diventa anche uno strumento di divulgazione della prevenzione e di una battaglia che stiamo portando avanti, che è quello sulla tutela delle vittime dei reati violenti, perché si parla sempre del reo, si parla sempre della vittima, ma ci si scorda che poi rimangono i familiari, rimangono i figli delle vittime, dei cosiddetti femminicidi. All'epoca non si parlava di femminicidio, ma c'è anche questo e tanto, tanto altro. Una battaglia che stiamo portando avanti non solo nelle piazze delle nostre città e in tutta Italia, ma anche nelle sedi istituzionali, dalla Regione Calabria al Senato. A settembre saremo in Senato, abbiamo già incontrato il sottosegretario agli interni a Diamante, Scalfarotto, e con loro cercheremo di strutturare anche un percorso che veda finalmente questa legge venga concretizzata, insomma, in realtà.